sono altri interventi da parte di consiglieri? La parola a Piero Battaini. Sì, solo per una piccola precisazione. È ovvio che quando ci sono i passaggi di amministrazione da una all'altra, opere già in itinere possono essere stoppate, possono essere cancellate oppure possono essere continuate. Questo è legittimo e succede in ogni passaggio democratico quando cessa governare un'amministrazione e ne subentra un'altra. Pur ovviamente non rinnegando tutte quelle che erano state le motivazioni per cui il Partito Democratico a sua scelta e i consiglieri a suo tempo presenti in questo Consiglio Comunale avevano addotto le motivazioni per cui votavano contro e prevedevano altre realizzazioni in alternativa. Noi ci siamo sentiti, quando abbiamo discusso del programma elettorale, di dare continuità a questa struttura che serve al territorio, pertanto non potevamo permetterci di ripartire, di rimettere tutto in discussione e soprattutto di non soddisfare l'esigenza dell'utenza cittadina, che per noi, lo ribadisco ed è indicato in ogni punto del nostro programma, è la stella polare a cui fare riferimento. Pertanto, al di là di paternità o meno da riconoscere, l'abbiamo scritto ed è uno dei primi atti che porteremo avanti, che noi la scuola materna in via Rovera la faremo. Pertanto, cioè, non, è un dato oggettivo e su cui non dobbiamo dare adito a nessun tipo di motivazione, secondo me. Sono insite proprio nell'avvicendarsi delle varie amministrazioni, ma sarebbe anche inconcepibile e difficile da capire da un cittadino comune dire buttiamo via tutto quello che è stato fatto solo perché l'ha fatto qualcun altro o l'ha portato avanti qualcun altro. Nei regimi democratici consolidati questa è prassi comune. Grazie. La parola all'assessore Giuseppe Riggi. Sì, io volevo rispondere brevemente appunto alla corretta annotazione riguardo l'acqua, anche perché è uno dei capitoli afferenti al mio assessorato tra i più importanti. Pozzo Trielina è nato su due fronti, un'attività da un lato per riuscire a mettere in sicurezza il prima possibile il pozzo e quindi reimmetterlo in rete, dall'altro per appunto in collaborazione con ARPA, provincia ed ente gestore, cercare di capire quelle che sono le motivazioni del superamento dei valori di soglia. Peraltro è in animo all'amministrazione di mettere a capitolo investimenti una messa in sicurezza dei pozzi, sia 7 che quello interessato dalla Trielina, che 8 che quello in prossimità dell'area, con filtri a carboni attivi. Questo appunto costituirebbe a nostro avviso un investimento anche per il futuro, non ovvia solo alla criticità imminente, ma consentirebbe all'amministrazione anche poi appunto di garantire uno standard qualitativo a lungo termine. Uno dei propositi era quello di peraltro sviluppare e sensibilizzare la cittadinanza all'uso dell'acqua pubblica tramite l'installazione di casette dell'acqua, una già presente. Vorremmo incrementare l'installazione di queste casette e spero, io mi farò carico che il prima possibile sia fattibile la realizzazione di una casetta dell'acqua proprio nella zona poi di recapito dei pozzi 8 e 7, quindi ci adopereremo e sarà uno dei nostri cruci principali. Parola al sindaco. Ringrazio per gli auguri che sono stati fatti e ringrazio anche per le due risposte date dal capogruppo del PD
e l'assessore Riggi. Giusto due note. Sull'acqua hai fatto molto bene a sottolinearlo, è un tema che ha impegnato tutta la neogiunta per diverse ore, e nelle prossime settimane saremo ancora impegnati appunto sulle attività di bonifica del pozzo. Per quel che riguarda invece l'asilo, mi spiace che è andata via mia nonna, perché mia nonna mi dice sempre che soltanto gli stupidi non cambiano mai idea, quindi potrebbe darsi che abbiamo cambiato idea, e questo lo reputo eventualmente una cosa positiva. In realtà il PD aveva votato contro allora a tutte al pacchetto di opere pubbliche, erano state presentate in consiglio comunale tutta una serie di opere pubbliche, e su quel pacchetto complessivo che prevedeva anche la delocalizzazione della scuola Cesare Battisti in località via Milano, noi avevamo votato contro. L'altra cosa da tenere in considerazione, come ricordava bene il capogruppo Battaini, è che sono già stati spesi dei soldi e mancano i tempi, nel senso che l'esigenza della nuova scuola è un'esigenza contingente, perché la nuova scuola libererebbe spazi anche presso la Cesare Battisti, che potrebbero essere spazi importanti per i prossimi anni. Teniamo conto anche che c'è una revisione complessiva di quella che è la normativa regionale sulle scuole, quindi va a variare il numero di alunni presenti all'interno delle diverse aule, e tutto questo va tenuto in considerazione. Da parte mia assolutamente nessun problema, una volta realizzato il progetto, a darne paternità a chi preferite, nel senso al passato sindaco Damiani piuttosto che al gruppo della PDL, al dottor Barra, nessun problema a darne paternità dell'idea a chi che sia. Se nel frattempo però vi viene qualche idea geniale sul reperimento di fondi per partire il prima possibile, a maggior ragione mettiamo fuori direttamente anche il simbolo della PDL eventualmente, perché evidentemente il problema serio sulla realizzazione di quell'opera è quello di fare tutta una serie di considerazioni sulla tenuta dei precari equilibri di bilancio che ci troviamo ad affrontare. Grazie. E su questo punto si chiude il Consiglio Comunale. Una premura solo a tutti i consiglieri: all'interno della cartelletta avete trovato un CD con il regolamento, lo statuto e il testo unico delle autonomie locali, quindi mi raccomando di prenderlo in modo da avere tutti la documentazione. Dobbiamo votare giustamente il punto 10. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Ci vediamo al prossimo consiglio. Buona giornata e buona domenica.